insisteva e alla fine ci aveva torto. Chi aveva torto? Chi aveva torto? Beh, chi aveva torto? Sentiamo. Io. Ah! Però l'avevo già vista quella strada. Sì, su Google Maps. Vabbè, vedi, vuol dire che lo Street View era molto molto reale. Introduci questo video. Ciao fans, stiamo per partire, andiamo in Svizzera. Ma sì, fatta. No, è una domenica mattina molto tardi, dovevamo svegliarci un po' prima, ma ieri abbiamo fatto le ore piccole e quindi non siamo riusciti ad alzarci prima delle 9. Ormai sono le 11:10, abbiamo dovuto accorciare il giro che avevamo in previsione di fare. E visto che il primo pezzo è tutto autostrada, ci rivediamo quando usciamo dall'autostrada a Mesocco. A tra poco! 2 hours later. Ciao fans, siamo appena usciti dall'autostrada a Mesocco, sulla strada del San Bernardino. Adesso montiamo le telecamere, che non ci sono, perché tanto tutta autostrada, almeno ci siamo evitati lo sbattimento di montarla a casa. E ci rivediamo tra qualche minuto in moto. Vuoi aggiungere qualcosa? Sempre grandi contenuti. A few moments later. Bene fans, abbiamo montato le telecamere sul casco, la tua è storta. Dritta? Boh, guarda un po' in fuori, non so se per te va bene così. No, si è smollata. Oh signore, l'hai smollata, non è che si è smollata. L'ho mossa. Secondo me così è giusto. Sì. Abbiamo messo le sei a posto? Sì, grazie. Ok, riesci a guardare fissa in un punto senza far così? Sì. Ok, meno male. Faticoso fare i video con te. Quindi adesso cosa facciamo? Dove stiamo andando? Perché siamo qui? Quanto caldo fa? Allora, fa tantissimo caldo, infatti non vedo l'ora di salire al San Bernardino. E niente, iniziamo da qua al giro dei passi. Beh, andiamo. Siamo usciti dall'autostrada a Mesocco per evitare di fare tutta l'autostrada fino in cima. È appena passata la polizia. Da qua in realtà ci sarà qualche 40-50, ma almeno riusciamo a fare tutta la strada del passo. Mentre se si rimane in autostrada, niente, è tutta... Poi magari si becca tanto il pullman come la volta scorsa in macchina e diventa una rottura di palle. Comunque hai apprezzato la temperatura della sella quando ti ci sei messa sopra? Tantissimo. Vero? Se la sento ancora che sta bollendo sotto le mie natiche. Qua è 50, vero? Qua è 50, vero? Ah, sai che magari mi sa che ci ributta in autostrada? Ah. Oh, wow! È stato tutto inutile. Odore di cibo. Sì. No, forse no, forse riusciamo a non rientrare in autostrada. Pizzoccheri valtellinesi, fatti a mano, eh. Veniva da lì l'odore di cibo. Comunque devo riattivare la connessione sull'altro iPhone, perché qua c'è rielaborazione percorso, ma non sta rielaborando niente. Beh, comunque è rattoppata la pressa poco, eh. Non sembra di essere nei Grigioni, sembra di essere in Italia. Perché però c'è uno stambecco blu?
Sì. Figa, 2 franchi e 38. Costa la benzina qua, eh? Posso superarlo? Certo che puoi. È la linea tratteggiata. Qua è 80 tra l'altro il limite. Oh, senti che piacevolezza. Fresco. Meglio guardarsi che urtarsi. Oh wow. L'altra volta, cioè, siamo venuti solo una volta in moto qua, 2 anni fa, siamo saliti dall'altro lato, e ti ricordi che scendendo abbiamo detto, mi sa che salire da questa parte è più bella, più divertente. Ma che cazzo, perché mi ricordi? Sì, in effetti, pure io ogni volta ti faccio queste domande idiote. Cioè, quanti anni fa poi? Ma 2020. Ma figa. Flashback. Beh, comunque sembra una pista sta strada. Sì, bella. Ma più che altro larga, tenuta bene. Sì, veramente bella. Consigliamo a tutti i nostri fans di San Bernardino. Se non siete mai venuti, veniteci che merita. Mi sembra bella sia a salire da dove siamo saliti, che probabilmente... Forse è più bella a salire da qua, che mi sembra un po' più larga. Beh, sì. End of flashback. Troppa fiducia nei tuoi mezzi. Non mi ricordo neanche cosa ho fatto ieri. Finalmente ho un video dove lo ammetti. Madonna, fans ieri, cioè. Guarda qua che bel Porsche. Madonna. Ieri tornando a casa, figa, una discussione, era convinta di sapere che strada faccio io per andare al lavoro meglio di me. No, non ho detto questo. No, non rigirarla come vuoi. Hai detto sì sì, questa qua è via Casarico, è quella che va verso la dogana. No, ho detto che c'ero già passata. E invece non era quella. No no, ma mi hai portato tu, sei quella che va verso la dogana. Ma la faccio tutti i giorni per andare in ufficio. E insisteva e alla fine ci aveva torto. Chi aveva torto? Chi aveva torto? Beh, chi aveva torto, sentiamo. Io. Ah! Però l'avevo già vista quella strada. Sì, su Google Maps. Vabbè, vedi, vuol dire che lo Street View era molto molto reale. Tra vederla su Street View, esserci passato e essere convinta di averla già fatta con me. Sì, sì, con te. Ed essere convinta che fosse quella che faccio io per andare al lavoro. Secondo me l'abbiamo fatta insieme un giorno con la tua macchina e te non ti ricordi. No, no, no. E poi siamo andati avanti un pezzettino e poi siamo tornati indietro. È una bugia. Secondo me sì. È una grandissima bugia e tu menti e in più non hai memoria. Figa, un mix veramente esplosivo. Ah sì, comunque me la ricordo adesso che me l'hai fatto notare questa strada. Che era meglio salire che scendere. Cioè mi ricordo che mica si vedevano... Si vedevano, a un certo punto si vedevano tipo delle cose, delle basi d'aereo. Cos'è che si vedeva? Forse non da qua, ma dall'altra parte, mi ricordo. Comunque tipo il panorama sotto, si vedevano tipo delle cose, io non lo so, delle basi di qualcosa. Allora, sta facendo un po' di confusione come al solito. Da questo, dall'altra parte del San Bernardino si vede una base di addestramento dei carri armati dell'esercito svizzero. Ah ecco, allora è quello. Ma io ti ho fatto vedere scendendo dal San Gottardo che si vede una base aerea militare svizzera. Quindi non so cosa stai mischiando nella tua testa. Se ti ricordi quello che abbiamo visto 2 settimane fa. No, no, eravamo in moto, era un po' di tempo, di anni fa. Anche in moto siamo passati da San Gottardo, eh? Ma non è San Gottardo, eravamo qua a San Bernardino. Ok, allora la base dove fanno gli addestramenti coi carri armati. Ma sei qua dietro o ti ho persa? Sono qua dietro. Ah, ok. Vuoi andare un po' davanti? Ok, lo prendo come un sì. Ehi, non mi hai visto. Ti puoi sentire la presenza, eh? C'è 60. Che rottura di cazzo.
Allora, meno parolacce che in uno degli ultimi video che ho fatto, che era di qualche anno fa, ho dovuto mettere una quantità di beep che era una roba imbarazzante. Flashback. La mia tan bella sta strada chi? No, un po' dissestata, però affascinante. Ma ti pare? Tutte piene di rattoppi. È un po' da enduro questa. Meno male che non era in curva. Mi si è girata anche la GoPro quella davanti. Ma ti pare? Ma che c***o è? Ma cosa c***o stramina? Io neanche la strada di bene ma fa così. Luna, le parolacce che poi devo bippare tutto il video. Sei una signorina, va bene, ogni tanto una parolaccia, ma 5 di fila no. Che poi c'è solo un bip. Non si capisce neanche cosa stai dicendo. End of flashback. Sei migliorata con gli anni, non peggioriamo di nuovo. Grazie. Ma è 60, non 45. A volte dorme più lo sveglio che il dormiente. Totalmente decontestualizzato e senza senso in questo momento, ma ok. Senti com'è già scesa la temperatura? Sì. 27 gradi, bello, bello, mi piace così. Ma a me segna 32. Vabbè, ma arriva da AliExpress qualcosa. Ci metterà più tempo ad adeguarsi, oppure semplicemente lì batte il sole, è appiccicato su uno sfondo nero ed è più caldo. Guarda, un grigionese irrispettoso dei limiti. E si riparte? Salve. Eh? Eh? Cosa? Chi? Scusa? Perché? Non lo so. Ah, ok. Guarda qua, siamo in mezzo alle conifere. E poi? Senti quel fresco. Ah, ok. Ops. È da un po' che non uscivo in moto, ho disimparato a guidare. Anch'io. Mi viene da impostare le curve come se fossi in macchina. E poi più stronzi diranno, perché? Disimparato, siete mai stati capaci? Sicuro, proprio sicuro. Questi sono gli stessi che vanno da casa a bar e dal bar a casa. Ah, magari vanno anche in ufficio con i risvoltini e i mocassini. Ah, ok. Oppure che la prendono solo per andare a fare la sparata al bondone. Poi gli dici, andiamo in Svizzera. No, io in Svizzera non ci vado. Mi conosco, poi mi arrestano. Ah, ok. Oh, gli asinelli. La rifaccio transitare. La ringrazio. Prego, non c'è di che. Ho fame. Ho sete. Salve. 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 Figa, pensa di mettere in prima, se no ti si spegne la moto. Dai su. Non facciamo cazzate, eh. Sì, quando c'è una visibilità. Comunque grande differenza con l'Italia, la striscia tratteggiata praticamente ovunque. In Italia sarebbe tutta striscia continua fino in cima al passo, praticamente. Perché ci sono i birilli, eh? Vabbè, io li ho visti, via, sono arancioni giganteschi. Semaforo. Andiamo, vado in giro con la catenazza. Spacco tutto, eh. Comunque è un po' pericolosa, perché se ti impigli da qualche parte ti disarciona dalla moto. Guarda che pantaloni. Ma dici che sono pantaloni tecnici o sono pantaloni sadomaso quelli lì? Ma non so, secondo me sono tecnici, eh. Secondo me sono pantaloni sadomaso, li usa per fare i giochini quando torna a casa, non si cambia neanche. Tieni direttamente su quelli.
Salve. Salve. Io questo qua c'è pure il poggio schiena. Oh, bisogna viaggiare comodi nella vita, Perché c'è il trono reale quello lì, Minchia sì. Poi dopo possiamo discutere un attimo sull'abbigliamento tecnico che ha su. Stivali di pitone, camicia arrotolata e si va a comandare sul passo. Mica devo fare le curve questo. Ho capito, ma guarda che pedane c'ha, mica, gratterebbe giù l'impossibile. Se facesse delle curve strette arriva a casa, non c'è più le pedane. Quindi deve per forza allargarle. Poi sul dritto sa scan. Sì, Sicuramente hai più cavalli di me. Probabile. Non credo che ne abbia più di me, sinceramente, però. No. Oh, guarda questa. Ma è un uomo o una donna? Ah, no, un uomo. Se non sarebbe stata muta. Quello lì si chiama... Come si chiama? Tipo ski roller. Ski roller. Madonna, una roba di un faticoso. Flashback. Ma guarda questi. No, sta male. End of flashback. E comunque non vado a superarlo perché sennò supero i limiti. Certo. E comunque secondo me tra un po' chiudi le prese d'aria. Freschino, Oh, bella. 23. Che bella sensazione. Guarda come impostano le curve. Mi sa che qua c'è il lago che si vedeva dall'autostrada. Salve! Salve. Oh, guarda che montagna sopra là. È dove stiamo per salire. No, capito, ma guarda quella che è tipo appuntissima e poi tipo viene giù... scoscesissima. Sembra la lama di un coltello. Comunque è un po' freddo. Un po' freddo, Alle braccia. Dobbiamo ricordarci di fare tante belle foto con le moto. Infatti chiuderò le prese d'aria. Che bella arietta, bella fresca. Comunque in tutto questo io ho preso il tuo kiwi ma non ho preso il mio. Oh wow. Almeno tu mi hai preso la maglietta a maniche lunghe. Sì. Ah ok, meno male. Meno quella. Sta andando un po' oltre i limiti, Ma dove? È 50 qua. Ah, e dimmelo, no? Ma svegliati, il cartello c'era per tutti e due, non è che c'era solo per me. Posso guardare le nuvole? Ma non l'ho neanche visto, poi vado avanti con lui che va. Adesso è colpa di quello lì, allora. Non l'ho visto il cartello. Senti, vai davanti te, per favore. Vabbè, non è che perché non sai leggere i cartelli devo andare davanti io, Sì. Cioè, guarda, questo qua c'è ancora il casco scodella, illegalissimo. Ah, mo adesso andare in prima mi sembra un po' troppo, però, Stava cercando parcheggio, ma... Santo Dio. Un po' troppo, Questo cosa fa qua in mezzo? Figa, l'ausiliare del traffico. Ma qua non c'è più il 50. L'altra volta siamo usciti qui. È vero. No, è finto. Certo che è vero, cosa ti dico, cazzate? Aspetta che mi ha fatto segno di passare, però... Passo volentieri, ma... Salve! Ha visto le telecamere e ha detto... Non voglio essere il soggetto principale delle riprese di questi due. Aspetta che li faccio andare davanti, così almeno non mi riprendono più. Allora, qua è tutto 80, se non ci sono più paesi né niente. Quello indietro è il centro abitato di San Bernardino. Quindi se poi volessi andare davanti, sappi che comunque non ci sono più cambi di limite. Ok, grazie. Prego. Guarda qua che curve. Tutti i tornanti un po' stretti questi, Comunque qua ieri, l'altro ieri e tre giorni fa ha diluviato, forse anche per quello che è così fresco. Freddo e verde. Frena per tempo, i tuoi saranno contenti. E certo. Salve! Oh wow, ora qui si vuole le frange. Ma c'è già una bella età, Via, gli indiani.
Anch'io ce l'ho una maglietta così. Con le frange? Non t'ho mai vista. Salve! Non l'ho mai messa. Ma la montagna strapunta che si vedeva dov'è finita? Non la vedo. Comunque, cioè, anche i rigori, sta strada è veramente impressionante. Salve! Mica era bardato su come se stesse andando a fare una rapina. Eccolo il pullman. Guardi, proceda pure. E mi raccomando, attenzione. Ma stava salendo o scendendo il pullman? Salendo. Salendo? Sì. Ah, mi sono reso conto. Eccolo. Comunque, adesso che c'è il pullman davanti, possiamo guardare il paesaggio. In realtà ci siamo stati settimana scorsa in macchina, quindi non è che mi viene da dire wow perché l'ho appena visto. Comunque, racconta la storia della settimana scorsa. Cosa? Siamo venuti qua in macchina? Poi? Abbiamo... Cosa abbiamo fatto? Non c'era neanche un parcheggio, alla fine l'abbiamo trovato e... No, non so perché siamo venuti qua in macchina. Abbiamo scalato la montagna, ma siamo venuti qua in macchina perché... Perché giù c'erano 40 gradi, giù faceva caldissimo, abbiamo detto, oh, sto caldo da città è insopportabile, andiamo un po' in montagna a prendere fresco. Certo, beh. Sali in macchina, vieni qua. Messi su un sasso, coi panini, pranzato, riposato sullo scoglio, bordo lago, tutto molto bello, 23-24 gradi, c'è un po' più caldo, adesso ce ne sono 21. Flashback. Siamo in cima al San Bernardino Pass in Svizzera, nel canton Grigioni, molto bello. Guardate qua che paesaggio. Lindo, fresco. C'è un 24 gradi, temperatura perfetta, proprio si sta da Dio. Altissima, purissima, levissima. È l'acqua che c'è nel lago dove dopo Luna Colombo farà il bagno. Certo, la spingo qua, la spingo dentro. Comunque San Bernardino molto molto bello, solo che se venite fino a qua in autostrada, poi la strada che sarà al passo è molto corta. Dovreste uscire a Mesocco e fare la strada... Non l'autostrada statale, diciamo, la cantonale, sei d'accordo? E pure è arrivato lo Spluga, che così fate direttamente la cantonale. Sei d'accordo? Molto bene, sempre d'accordo. End of flashback. Come faccio a superarlo? Come fai a superarlo? Tipo adesso non lo superi? Ci sarà il momento in cui si potrà, ma no, quel momento non è ora. Ma senta, cosa vuol fare per mangiare? Ma no, procediamo perché ci manca ancora strada e sono già le 2 del pomeriggio. Guarda le mucche. Non so se posso superarlo o no. Non c'è la segnaletica orizzontale, quindi puoi, se ci vedi. Magari lascia un po' di distanza al posto di stargli francobollata nel culo. Qua. Le mucche. Si è spenta la Sony, no, la GoPro. Di già. Sì. Si è presa dalla guida? No, perché? Ti sento taciturna. Di solito dici un sacco di stronzate. Attenzione! Uomo fermo.
Salve. Chi è che vento mi ha spostato? Ah, che freddo! Salve! Salve! Guarda, c'è, guarda, ci sono ancora tutte le nostre piramidi di sassi. Beh, se ci sia ancora la nostra non lo sappiamo, però ne abbiamo fatta anche una anche noi settimana scorsa. Adesso metterò il video in cui la costruiamo. Flashback. Fans, siamo in cima a San Bernardino e ci sono tutte le sculture piramidali. Non so come si chiama, hanno un nome in realtà, queste formazioni di sassi una sopra l'altra. Piramidi di Cheopa. No. Cheope. No, non è quello il nome e non me lo ricordo. Beh, comunque vi facciamo vedere perché ce ne sono veramente a centinaia qua. Cleopatra. Vai, vuoi mostrare queste sculture? Non so cosa, come si chiamano esattamente. Praticamente, secondo me, qua ogni volta che viene un turista mette un sasso. Forgia la tua scultura. Vai, Luna, crea la tua piramide. Massi grossi alla base e poi, man mano che sali, più piccoli. Wow, quanto impegno. Piace. Intanto io ce l'ho e tu no. Io ne ho aggiunto uno scuola alla gigante. Io. E mi toccherà farne uno anche a me. Che stai a fa? Faccio le fondamenta per poi salire di livello. Sì, ma devi farla più grande di quella lì, eh. Non li metterlo lì nella sporgenza zoccolo di buffetta. E sì, poi adesso cade. Sì, infatti, voglio proprio vedere. Invece c'è il rischio, eh? Cosa che mi avevi detto? I salsi grandi alla base? Sì. L'albero di Natale, la punta. Puntale. E il puntale. Fatto. End of flashback. Ah, che freddo! 19. Minchia, devo chiudere le prese d'aria, wow. Bene, fan, siamo arrivati in cima al San Bernardino. Adesso si apre un paesaggio veramente spettacolare. Il tempo era meglio settimana scorsa, oggi... Ah, vedi? Oh, andiamo fino a nord, guarda che schifo, facile che piove. Oh, c***a, non andare avanti 2 chilometri che mi voglio fermare a fare le foto. Perché dopo... ma io sono andato avanti, non faccio più inversione. Oh, facciamole qua. Ciao, ciao. Mi conoscevi? No, tu? No. Allora. Magari loro conoscevano noi. Ah, ok. Scendiamo dalla moto. Tu un po' sull'asfalto, un po' giù, non si capisce bene. Vieni, vieni più in qua. Non francobollata, poi ci sono tutte e due le moto nelle foto. Ma perché c'è poi c'è il gradino, come faccio a salire? Col motore? La tiro fuori io a mano piuttosto. Comunque ti do uno scoop, non è spenta, ti sta dicendo che la batteria è quasi finita. Ho capito, ma è finita ormai. Sì, però stavo ancora filmando. E ok. Ma non era spenta. Lo so, ma comunque... Quindi il video ce l'abbiamo, tu mi hai detto si è spenta. Va bene, ma... Le parole hanno un'importanza. Per dire che ormai era finita la sua vita. Mamma mia, che fatica con te veramente. Siamo arrivati in cima al San Bernardino. Devi stare ferma con quella testa. Siamo arrivati a San Bernardino. Stai ferma quando parli. Allora, siamo arrivati. Adesso faremo un po' di foto e mangeremo qualcosina perché ho fame. Ok. E poi proseguiamo il nostro viaggio. Quindi ci rivediamo tra qualche minuto dopo che abbiamo fatto le foto. Esatto. Bravissimo. Con la testa ferma. 15 minutes later. Bene, fans, le foto in cima a San Bernardino le abbiamo fatte. Adesso cambiamo le batterie delle GoPro, che durano veramente meno della vita di una farfalla. E dopo risaliamo in moto e andiamo in direzione Oberalpe Pass. Sperando di non prendere la pioggia, che di là. Non so, mi spia molto il telo, il tempo. Vabbè, semmai prendi quella che non hai preso in Italia. Quella che non ho preso fino adesso. Comunque facciamogli vedere anche il paesaggio del San Bernardino prima di ripartire.
Allora, la strada sale da là. Qua ci sono delle montagne bellissime. E c'è in mezzo il casco di luna. Delle montagne bellissime con un lago. C'è un'isola dentro al lago, con un lago dentro all'isola. C'è tipo Matrioska. E poi c'è Luna Colombo qua in mezzo. Dillo che sono la cosa più bella che hai visto fino adesso. Sicuro sei quella più fastidiosa, non so se è quella più bella. 1 minute 37 seconds later. Bene fans, abbiamo mangiato due cracker, mezza barretta, che già la barretta in sé sono 20 grammi, mezza barretta sono 10 grammi a testa. Quella lì mi ha riempito in effetti. Batterie cambiate, andiamo giù verso l'Oberalp. Sarà un bel po' di strada, te lo dico. Mi sa che un po' facciamo anche autostrada perché altrimenti non arriviamo più. Ah, ok. Tu seguimi comunque che... Sì. Ci vuole così tanto? Non lo so, adesso non mi ha ancora aggiornato perché ho messo le tappe nel navigatore. Ho messo le tappe ma non essendo ancora passati da San Bernardino non mi dice ancora quanto manca alla prossima. Allora, possiamo fare un po' di statale fino a Tusise, che se ti ricordi era quella un po' nel bosco, che era carina. E dopo un certo punto possiamo fare l'autostrada. Ok. Comunque lo dico per i fans che magari non hanno mai visto video svizzero o che non sanno bene come funziona. Per andare in autostrada qua c'è un bollino che va comprato, costa 39 euro. Si appiccica in macchina sull'unotto anteriore. In moto si può mettere dove si vuole, basta che sia facilmente accessibile. Ce l'abbiamo messo tipo nel sottosella appiccicato. E praticamente potete andare in autostrada tutto l'anno con 39 euro. Quindi entriamo, usciamo dove ci pare, che tanto... cioè l'abbiamo già pagata e quindi cioè non ci facciamo problemi entrare qua in autostrada, uscire là, tanto è già tutta pagata. Beh, 39 euro per tutto l'anno è una minchiata rispetto all'Italia. Anche perché se consideri esatto che tipo Milano Aosta ne costa 30, 40 forse. Cioè se tipo da casa nostra Como andiamo ad Aosta ci costa più di 40 euro. Solo andata, Qua 39 euro tutto l'anno. Cioè in realtà vale da dicembre dell'anno prima a gennaio compreso dell'anno dopo, così ti hanno anche il tempo di comprare quella nuova. Cioè non è che scade il 31 dicembre, scade il 31 gennaio. Così tu hai tutto gennaio per andare a comprare quella nuova se non ce l'hai fatta a comprare a dicembre. Ma qua è un'altra mentalità qua. Salve. Se non la comprate comunque entrate in autostrada, se quello che vi ferma è bravo ve la fa solo pagare. Altrimenti vi fa 200 franchi di multa e in più ve la fa comprare, quindi conviene comprarla così vi risparmiate 200 franchi di multa. Cosa ne pensi? Beh, per 39 franchi o... No, mi sembra che 39 euro o 40 franchi. Vabbè, perché lei? Bisogna essere precisi. Ah, poi dicono, date informazioni inesatte. Quindi bisogna essere precisi. Adesso scendendo da questa parte del San Bernardino vedrai la base dove fanno le esercitazioni con i carri armati. Ecco, quella che mi ricordavo. Ma dice un'ora. Però bisogna capire se un'ora facendo tutta autostrada, immagino di sì che l'abbia calcolata così. Che in effetti un'ora potremmo anche fare tutta autostrada. Perché se non facciamo tutta autostrada com'è? Ma abbiamo fatto solo una volta il pezzo fino a Tusis mi sembra, per poi prendere la strada che saliva allo Julierpass. E mi ricordo che era carina, passava un po' nel bosco, era una statale che non attraversava paesi, quindi il limite era bene o male tutto 80, c'era qualche pezzettino a 60 perché c'erano dei ristoranti, cose così, ma era una strada carina. Comunque adesso lo supera, te lo dico. Sì. Comunque se ci permette di perdere meno tempo facciamo anche tutta la strada, no? Sì, ci sta. Mi sembra che proprio appena qua sotto alla fine del passo inizia la semi-autostrada con il limite 80 perché è una corsia e poi dopo dovrebbe diventare autostrada. Che bella temperatura. Sì. 19. Sarei dovuta mettere la maglietta a maniche lunghe. Ma dai, con tutte le prese d'aria chiuse non ci credo che fa così freddo. No, ho freddo alle braccia però.
perché sono cioè, non c'è su niente sotto. Ma tu l'hai portata? Sì. Ah, ok, vabbè. Ma adesso scendiamo in autostrada, sicuro farà un po' più caldo. Vuoi precedermi per un po'? No. Ah no, vuoi stare dietro? Sì. Va bene, stai dietro. E però da qua non li vedi perché sei da questo lato qua. Cosa? La roba dei carri armati. Sì che la vedi, più avanti, qua sei ancora in mezzo alla valle, devi scendere giù dall'altra parte. Ah. Ah no, anzi, forse no, forse... No, è lì dietro, hai ragione. Dobbiamo... Quando facciamo la prossima curva che andiamo in quel senso là, la vedi. Mm. Guarda qua com'è tutto bello verde. Sì. Qua mi sa che ha piovuto abbastanza anche, eh? Non c'è la crisi idrica. Beh, sicuro non ha nevicato tanto quest'inverno, perché ormai la neve è sempre più una roba rara. Ecco, guarda da qua si vede. Ah, ecco, vedi. Vedi, c'è tutto il reticolato dove fanno avanti e indietro per fare le esercitazioni. Salve! E l'altra volta si vedevano anche i carri armati dall'alto. Ma poi ho chiesto a un ragazzo che lavora con me, che ha fatto il militare qua in Svizzera, e mi ha detto che sì, fanno le esercitazioni con i carri armati, cioè me l'ha confermato. Beh, ma la Svizzera non è mai entrata in guerra con nessuno. No, però il militare è ancora obbligatorio. Come obbligatorio? Sì, sì, è obbligatorio, devi farlo per forza. Ehi, madonna, quanto tempo? È un anno. Un anno? Sì. Ah. Era una Bentley? Salve! Sì, era una Bentley Continental GTC. Figa! Ah, se ne ha. Comunque quelli non ha salutato nessuno, cos'erano targati? Non lo so, non l'ho visto. L'Italia. Allora dice, è che devo fare tutto il giorno a salutare la gente, eh. Comunque io vorrei trasferire. Salve! Salve! Dove vorresti trasferirti? Secondo me... sto bene al confine, al confine. Così se abbiamo voglia possiamo venire qua a fare i passi. E se no, no. Siamo nell'anarchia italiana. Vedi, lì inizia l'autostrada. No, questo pezzo qua lo facciamo assolutamente, perché se no sono tutti paesi 50-60. E se ti ricordi, io ci provo ogni volta, però. Ti ricordi, sì, voglio vedere. Che c'era una strettoia dove avevamo incrociato il pullman e hai detto: ma se qua lo incroci, che sei in macchina, il pullman cosa fai? Perché sento i grilli che suonano nella tua testa da qua. No, non mi ricordo. È strano. Flashback. Minchia, ma è stretta, eh. Ma è dover sì, siamo sicuri. E come fai a passare? Se quando incroci il pullman ti butti nella boscaglia. Ah. Anche perché immagino fosse senso unico, il pullman ci avrebbe suonato, quelli dietro non sarebbero, sarebbero anche loro nella nostra direzione. Beh, ma qua se trovi una macchina, buh. Qua è bello stretto, sì, eh. End of flashback. Tu sei più da bisogni fondamentali, sete, fame, stimoli tipo pipì, cacca. Cacca. Esatto. Ho fatto una cosa che non avrei dovuto fare, ma fa niente. L'hai superato? No, non c'è la segnaletica, quindi vuol dire che si può. Comunque San Bernardino a livello di paesaggio non delude mai. Anche se oggi c'è qualche nuvola in più, qualche grado in meno. Ha sempre ventilato. Beh, settimana scorsa però al posto di 19 ce n'erano 23-24, stava un po' meglio. Ah, praticamente sai qua dove ti ricongiungi? Ti ricongiungi l'autostrada da dove siamo usciti, che noi siamo usciti a Mesocco. Fossimo rimasti in autostrada, saremmo sbucati qua dal tunnel. Ah. Sì. Salve! Salve! Ma minimo che età deve avere un bambino per poterlo portare dietro in moto? Non lo so, sai. Comunque vedi che da sta parte qua, cioè sì, è tenuta bene la strada, però non è che da tutte queste emozioni di curve, sono tutti tornanti abbastanza stretti. Sì.
dall'altra parte più emotion. Salve! 19 gradi persistenti, eh! Yeah, si sentono tutti. No, aspetta qua. Dobbiamo andare per Churtusis. Ok. Speravo facesse più caldo in valle invece. Bene fans, dato che prendiamo l'autostrada, vi aggiorneremo strada facendo se succede qualcosa, ma non penso che succederà niente. Spegniamo le GoPro e lasciamo accesa solo le Sony nel caso in cui ci siano eventi eclatanti da mostrarvi, altrimenti ci vediamo quando usciamo dall'autostrada. Spengo? Spegni la GoPro, spegni la GoPro. Madonna che vento. C'è l'80? Sì, sì, mi raccomando, nelle gallerie. Salve. Il navigatore è un po' confuso. Ah, ok, adesso si è ripreso. 100, 100. Comunque la strada stretta era quella lì di fianco. Ah, sì, mi ricordo. Ma qua è linea tratteggiata nel senso che puoi superare? Credo di sì. Mi sembra un po'. Ma è autostrada o statale? Autostrada. No, comunque abbiamo fatto bene a fare l'autostrada perché, vabbè, il primo pezzo qua di statale mi ricordavo che era una merda perché sarebbe stata quella lì che costeggia. Quindi tanto vale, cioè, nel senso. Vabbè, ma tanto. Sì, vabbè, così risparmiamo un botto di tempo. Sì, già che abbiamo pagato. Vorrei il limitatore di velocità, devo continuare a guardare. Sì. Siamo a Splugen? Sì, se vai su qua fai il passo. Se sali di qua scendi Valchiavenna. È proprio quella lì che si è della strada che sale, dove ci sono le macchine. Ah, sì. Salve! Oh, un po' più di caldino qua. Sempre 21 mi segna la moto. Ma è 23. Adesso 22 in effetti, è salito. Salve! Oh, la madonna, come generoso. Tutta la mano addirittura. Che entusiasmo. Senza guanti però, eh. Fanno male le mani a me che ho i suoi guanti. E prova i paramani. Sì, no, ma non per il vento, per le manopole, cioè che tieni sempre l'accelerato. Ah beh, sì. Sì. Praticamente la statale sarebbe stata qua sotto. Questo qua è il famoso lago di Suifers. Il famoso, eh? Sì, questa qua è la seconda volta che te lo dico. Suifers? Sì, la prima 2 anni fa. Ah, ok. Questa è la seconda volta. Flashback. Bene fans, siamo usciti da Splugen, direzione Thuzis. Comunque avevo visto questo lago da Maps. Che bello. Secondo me è Thuzis. E che il calè. Che il calè. Che il calè, se non si capisce. Quindi, Suifers. Ah, forse era il lago di Suifers, hai ragione. Ma qua mica è l'incontrario, no? Che il blu era l'autostrada e... No, non è vero. Forse era in Francia, sai? Ah, era in Francia allora. Che in blu era l'autostrada e in verde era la statale. Mentre da noi in verde l'autostrada e in blu la statale. Sì, è vero. End of flashback. Di acqua ce n'è. Sì. Comunque dobbiamo rimanere su A13 per 37 km. Chi ha? 37? Sì. Sì, beh, quello sì. Comunque possiamo parlare di questa semi-autostrada che passa in mezzo a tutte le conifere, guarda qua. È bello, sì. La statale passava là, la vedi? Sì. Comunque sono le 3 del pomeriggio. Direi che il Liechtenstein era abbastanza infattibile oggi. Dobbiamo svegliarci presto, non c'è un cazzo da fare, ma dobbiamo anche andare a letto presto. Non possiamo cenare alle 11 e un quarto e pensare di fare il giro della vita. Cioè, per carità, oggi facciamo un bel giretto. Comunque l'Oberalp era carino, tutto quello che vuoi, però comunque torneremo a casa tardi, eh. Lo so. Magari la terza settimana di agosto riusciamo a andare a Liechtenstein, se non piove. Però dopo Ferragosto. Per forza, Ferragosto siamo già impegnati. Ho fatto 153 km.
Mi è calata un'attacca di benzina. Beh, io non ho più quella grande in alto. Io ne avrò fatti 145. Figa, c'era una... era stra pericoloso, eh. C'era lì un pezzo di... una ruota di un carrello. Ah, non l'ho vista. Sì. Qua è 100, eh. Oh wow, magari la vanno a raccogliere. No, superiamo il camper. Che puzza, figa. Ma mi sa che ti sia bruciato l'anno abbagliante. Mi si è bruciato una luce. Sì, accendi l'abbagliante. Eh sì, era un abbagliante bruciato. Ottimo. Però è comunque la luce di posizione accesa. Che non la cambiavo da un botto. Di solito durava pochissimo quelle lampadine. È durata già un sacco di tempo. Vabbè, ma se non l'accendo, cioè, non si vede che è bruciata. Il problema è se diventa buio. No, devi accendere l'abbagliante. E cosa ci possiamo fare? Ci la compreremo e la faremo cambiare. Ma sono capace io, non dobbiamo farla cambiare a nessuno. Ah. Sto solo pensando che mi sa che sono robecchetto in garage dei miei le lampadine di scorta. Ah, già che vai là domani. Eh sì, devo ricordarmi di prendere le chiavi di casa mia e passare di là. Quindi è male al culo, è scomoda la sella. Sì. Ma se la imbottisci di più poi non ci tocchi. Che fa male il culo, figa. No, la mia non è male. Anche se è quella standard, qua ha cambiato solo il fodero, l'imbottitura è quella originale. Però non è male. Cioè, come sta seduta su una panchina. Ma è la stessa sella degli ultimi 5 anni, non è cambiata. Si vede che il mio culo si è stufato. 1 hour later. Eccoci qua, ci siamo appena usciti dall'autostrada. Non so quanto si sente qua, sto urlando. E adesso c'è la strada più importante per la città, e poi porto il porto in Barcellona. Sono un po' provata. Però dobbiamo andare, che sono già le 3:30 del pomeriggio. Ci rivediamo in moto tra qualche secondo. Vabbè. A few minutes later. Io ogni volta che la spengo mi sparisce un'attacca della benzina. Ah, è ritornata. Abbiamo già perso l'una. Era la macchina. Bene, siamo sulla strada che porta all'Oberalp. Luna ha realizzato adesso quale sia l'Oberalp. Di qual è l'Oberalp? Dove c'è il faro. Buongiorno. Pensavo fosse già abbastanza chiaro, ma... E non è che posso ricordarmi tutto subito. Certo, però neanche così. Però vabbè, dai, l'importante è esserci arrivati. Quindi vorrei fare la foto sotto il faro. Comunque sono le 3:30, non abbiamo ancora pranzato. Potremmo fermarci a mangiare a posto l'altra volta. Però era un po' soleggiato, non c'era neanche un albero. Sì, beh, non penso che ci sia problema del caldo. Ma non è altissimo lì, però vediamo, dai. Non lo so. Minchia, ma questa salita? Madonna. Fida. E quindi, guarda che ti supera. È finito il limite 50. Oh. Dobbiamo uscire qua, però. Ah. Però aspetta, non lo so, non è vero, perché... perché questo qua era il paese che avevo impostato per passare di qua. Mi sa che è una minchiata, mi sa che adesso ci porta in centro al paese. Dobbiamo star giù. Vabbè, magari si può tornare giù ancora, no? Sì, beh, ci ricongiunge la strada principale sicuramente. Solo che adesso ci porta in centro a Flims. Secondo me se vai di qua ti porta giù ancora in autostrada, no? Ma non era un'autostrada quella. Fammelo levare dalle tappe. Ok, l'ho tolta. Sì, ma anche perché all'Oberalp mancano 63 km e un'ora. Cioè dice che arriviamo all'Oberalp alle 4:38. Intanto passiamo a Flims. Flims, città famosa per... ma Canederli. Guarda che bel sobborgo però. Sì. Qua c'è un benzinaio. Devi farla.
e ho due tacche. Ma quanti chilometri hai fatto? 192. Ho capito, ma poi magari non ce ne sono. Sì, in 63 km non ci sono più benzinai, ma dai, non diciamo incazzate. Ah sì. Figa 30. Figa 30 è impegnativa. Ne si imballa il KTM. Ma tu non stai andando a 30? 32. Madonna, 2 km all'ora me li concederanno di scarto. Io sto andando a 28. Se non avessi sbagliato Stratzer si è persa al centro di Flims. C'è anche il polo commerciale, guarda qua. Hop. Ah, è finita zona 30, eh. Dai, levati dal c***o. Guarda, molto bello, eh. Sì. Sì, abbiamo scoperto Flims, eh. Guarda qua che perla incastonata nelle Alpi. Molto turistica. Ma non è che sia da sto coso. È molto turistica, mai sentita nominare, ma molto turistica. Dai che stiamo uscendo dalla centro città. Dai che ci crediamo. Ma era proprio senso? Beh, per forza. Ok. Sì, ci ributta in statale, per fortuna. Oh, Dio gracias. Salve. Salums. Siamo all'Ax. Ma è un cappello di Harry Potter. Cosa? Cappello di Harry Potter. Chi? Questo coso qua è in rotonda, non lo vedi? Ah sì, no, non ci ho fatto caso. Salve. 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 Perché ho abbassato lo sguardo per guardare il navigatore e mi sono perso il cappello di Harry Potter. Ma quindi praticamente manca veramente un'ora? Dobbiamo andare verso Dissenteria. Dissentis. Giuro, 57 minuti, 57 km. Figa. Ma dall'Oberalp a casa quanto tempo è? Ma quando sei giù dall'Oberalp un quarto d'ora sei a San Gottardo, da San Gottardo un'ora e mezza sei a casa. Anche perché a San Gottardo poi entriamo in autostrada. Ah, meno male. Ma che sbatti, tutta 60. Ah, qua non più. Salve. Ma tu sei ancora viva, non parli, non dici un c***o. Cioè che c'eri non c'eri era uguale. Non c'ho fame. Fermiamoci a mangiare, figa, cos'è? Allora non parli più perché hai fame. No, ma perché? Perché se parli consumi troppe calorie e ti stanchi. Ma cosa c'entra? Perché? Perché sentiamo, vuoi proprio sentirla minchia, dai. Ma no, ma perché sono un po' stanchina. Poi non mi ho ancora mangiato. Poi la sella che è dura, fa un po' male il culo. Beh, che palle, figa, tutte tu ce le hai però, mamma mia. E vabbè, poi non è che, cioè, nel senso, stanno facendo tanti spostamenti, quindi, cioè, non è che soltanto passi. Quindi non è che c'ho questo gran, che bello da, cioè, nel senso, non è che mi viene da dire chissà cosa. Beh, però c'è un'alpaca. Oh, wow. Vedi, se c'è qualcosa di interessante lo dico. Sono tutti molto belli questi paesini. Sì, è vero. Tutti tenuti bene. Mi domando che lavoro faccia chi abita qua, perché non c'è un'azienda, non c'è un tubo. Boh. Beh, ma non è vero, perché magari sì. Beh, avranno le loro attività, non lo so. Poi magari, sai, qualcuno che lavora nei cantieri. Poi guarda là, là c'è una, tipo una cava. C'è anche la Lidl là. Ah, vedi. Guarda che qua c'è un benzinaio, se vuoi fare benzina. Prima che mi va in paranoia da... Oddio, non ho benzina, rimango a piedi. E ho fatto 202 km. Sarà l'ira del signore. Qua lo sai che costa tanto. La 95, da poveri, 2,19. Dietro di te, eh? Sì, spegni la Sony. 15 minutes later. Bene, fans, mentre stavamo procedendo verso l'Oberalp, sono tipo le 4 e mezza di pomeriggio, non abbiamo ancora pranzato, abbiamo visto una specie di parchetto con delle panchine, c'è anche una fontana.
E quindi abbiamo detto, boh, fermiamoci lì. Ci sono soprattutto i cessi pubblici, dove l'una è appena andata. Eh no, perché da noi non esistono ste robe, cioè... Qua ci sono i bagni così pubblici nei paesini, tenuti bene, almeno quello dei maschi era pulito. No, sono tutti puliti. E quindi ci siamo fermati qua, visto che c'è il bagno, c'è la fontanella, ci sono le panchine, e adesso mangiamo qua alle 4:30 di pomeriggio, facciamo pranzo. E stasera alle 11. Beh, ovvio, quello ormai è la norma. Meno male che domani è il 1° agosto, festa nazionale svizzera, forza Svizzera. E l'una invece va al lavoro domani. Questa era a casa un altro giorno che tu non sarai. E io non ho ferie quest'anno ad agosto, quindi tu sì. A few minutes later. Luna Colombo, prepara i panini. Stavo aspettando solo questo momento. Cioè, sia dire Luna Colombo prepara i panini che mangiare il panino. Che caldo che fa, il sole. È uscito il sole. Brava, disinfetta le mani che non voglio prendere la salmonella. Mi sta scottando la schiena. Di quanto è calda? Tanto c'è qualche nuvola. Adesso magari va via ancora un attimo il sole. Anche se siamo nelle valli della Svizzera interna, comunque fa caldo. Cioè, cosa segnava il coso? 29? 30? 28? Tanto comunque. Guarda che è andato un po' via. Sta già meglio. Allora, cosa ci prepari? Panino con tacchino. Ma c'è la sottiletta? No. Ah, solo proprio panino e tacchino? Senti, un po' triste però. Io non sono qua al terno. Ma guarda che supera la dimensione massima che può portare in Svizzera. Ah va? Se ti fermano ti fa la multa. È vero. Mica è un'arma quella. Vai a dire che hai tagliato il panino. Cioè, figa, ti fanno la perquisa in dogana, ti arrestano. Se uno si fa... Se va a fare la scampagnata, la passeggiata. Allora porti il coltello di Rambo. Capito? È il coltello che uso, cioè, che cosa devi portare? Che ne so, più piccolo. No. Dai, metti dentro l'arrosto. Mi servirebbe anche una mano. Adesso parte anche la campana. Ecco. Ma volevo arricchire il video con questo contenuto speciale. Moments later. Ah, salute. Buono sto panino. Allora, mi aiuti? No. Comunque è rimasto la frasco arrosto, quello là, il panetto nella borsa. Eh? Aiuto uno, se non mi ammazza. Eh? More moments later. Buono, aiutarti ti ho aiutato. Sì, mangio anche il tuo? No, ma te lo devo tenere? Ma non mi serve il tovagliolo. No, non mi serve, ma non lo voglio. Ma bello lo scherzo. Che palle. Posso mangiare in pace? Vuoi mangiare in pace? Sì, grazie. Va bene, ti lascerò mangiare in pace. Grazie. 1 minute 37 seconds later. Bene, pranzare abbiamo pranzato. Possiamo tornare in moto? Te lo faccio come domanda. Possiamo tornare in moto? Potremmo tornare su un jet privato? No. Dai, che mancano ancora 3 ore di strada, almeno. Perché, guarda, questa cosa mi conforta. Grazie. Prego. Preferisco non sapere. Allora non te lo dico. Ti hai detto 3, ma in realtà sono di più. Dai, andiamo, se no non arriviamo più. Al mattino il posto di dormire. Non sono 3, scusa, 40 minuti per arrivare lì in cima. Sì, dai, fai un po' meno di 3. Stai lì 10 minuti. Dai, andiamo, se no. E poi, cos'è? 2 ore? Sì, più o meno. 1 hour later. Bene fans, siamo ritornati in moto. Vi abbiamo fatto saltare un pezzo di statale, che più o meno è tutto uguale. Ci siamo avvicinati un po' all'Oberalp. Non so di quanto perché in realtà ho bloccato il telefono e non riesco più a sbloccarlo coi guanti. E tra un po' non ci parleremo più. Salve, c'è l'interfono di Luna che è scarico, visto che lei non si preoccupa mai del suo equipaggiamento, visto che tanto ci pensano gli altri. Allora certo, adesso colpa mia, vero? Ho detto, si vede che stavolta mi sono dimenticato. Ovviamente tu alle tue cose non ci pensi mai perché ci pensano sempre gli altri. Ti ricordo che io ho pulito, quella sera lì ho pulito tutto. Mi sono dimenticato io, però tu non ci pensi mai. Ma io non metto in carica niente, ci pensi te? Ce ne siamo accorti. Una volta che mi sono dimenticato, tu non ci hai pensato. Adesso sentirai The Sound of Silence. Vabbè, fai pazienza, dirò qualche minchiata da sola. Salve. Salve.
Dovrei riuscire a sbloccare il telefono per guardare quanti chilometri mancano, ma non riesco. Salve, salve. Oberal Pass, uscita 19. Ma no, dovrebbe essere tutta dritta. Sì, comunque diceva di andare a sinistra anche da quella tra non so quanto. Ma te che era a destra, Oberal? A destra, sì. Fammi sbloccare il telefono. È tutta dritta. Ah, boh. Cartelli ingannatori. Mancano 21 chilometri. La discoteca. Proprio gli piace perdere le lettere. Ma questa costruzione grande? Che è una chiesa gigante. Ah, aspetta. Zona 30, c'è la polizia. Attenzione. Figo, vado a 20. Ah, no, un furgone parcheggiato, però... si sa mai, sempre meglio stare attenti. 27. Ah no, bisogna girare a destra per davvero. Ma sorda. Beh, ma si ricongiungerà la strada, aspetta che adesso me la ricalcolo. No, dice di fare inversione. Io c'è inversione. E noi qua facciamo inversione. Tanto dietro non c'è nessuno. E fu così che perdemmo l'una Colombo in Svizzera. Storia di un abbandono. Sì, infatti. Qua mi ricordo che ci siamo già passati. Sì. Cioè. Quinta zona 30. Guarda, sorpassi come i camion. Vabbè, cos'è 50 adesso? Qua c'era l'elicottero l'altra volta. Ma va. Flashback. Ah, guarda un elicottero. Fico. End of flashback. Siamo a disenteria? Sì, siamo a disenteria, sì. È tutta zona 50. Catrina, eh? Uber al paperto, ma questo già lo sapevamo. Ricaricare. Salve. Beh, qua c'è un sacco di verde comunque, eh? Il colore predominante è il verde. Manca l'azzurro del cielo in realtà. Beati loro, non è tutto secco. Che curvone. Basta, perché ero già 83 e qua vorrei evitare il gabbio. Ah, sì. Oh, comunque temperatura proprio perfetta, 24 gradi. Sì, si sta molto bene. Una piacevolezza. In uno dei paesi qua avanti l'altra volta c'era il velox fisso, ti ricordi? No. Ma io ogni volta che ti faccio anche delle domande. Figa, ci avrei 2 giga di RAM forse. Capito, ma che vuoi dirmi? Ti ricordi il velox? Ti ricordi? Ma che cazzo? Cioè... computer anni 90. Ma non ti ricordi mai niente? Ti ricordi questo? No, no. E poi mi hai detto già tanto che mi ricordo cosa ho mangiato ieri. Ma non è vero. Anzi, già tanto che mi ricordo cosa ho fatto ieri. E vabbè. Beh, a volte ho delle difficoltà anche su quello. Salve. Ma perché non andiamo 80? Perché non è che c'ho il cruise control nella mano, eh. Stavo andando 72 e non è facile andare a 80 spaccati. Capito. Salve. Fica il sidecar. Ah, 50. Ma ho piegato un po' almeno. Tu hai piegato un po'? Fa la curva. Ho piegato un po' o ero dritto? Ma poco, sì. Ho piegato poco. Sì, beh, normale. Ma è una gioia, mi dai, ma è una gioia. Salve. Salve. Mancano 12 chilometri.
Qua stanno già cenando quest'ora. No dai, questi stanno mangiando gelato. Accendi la GoPro davanti, va, che tanto manca poco. Stiamo uscendo da Kamish Lojdlash. Sai cos'è quella roba lì azzurra, blu? No, no, è una ruota di un... non lo so. Sforzati. Un trattore. È una turbina di, è una turbina di una centrale idroelettrica. Ah, ma va? Sì, potevi tirare a indovinare per due ore, non l'avresti mai sparata quella. No. Ecco, appunto. Limita generala. Guarda, una prigliona. Salve. Stiamo uscendo dal limite generale. Sì, vabbè, ma mai quanto i distributori di benzina che parlano in dialetto, eh. Beh, esatto, quelli sono molto più fighi. Schiscio il button. Salve. Attenzione, sì, qua inizia la strada, bella. Meno male, mi sto addormentando. Ma zio merda. Ti è partito il culo? No, però ho dovuto frenare perché tra che non c'era la riga, tra che era tutta traballante. Mica, mi è partito via il culo proprio in una maniera molto prepotente. Avevo appena finito di dire, ah, oh, vuoi che qui è bella. Salve. Vedi che ha fatto segno di andare piano, ci sarà ancora quel famoso autovelox. Non l'ho visto io, ho fatto segno di andare piano. Sì, sì, ha fatto così e poi ha fatto così. Sarà nello stesso paese dove era l'altra volta. Intanto qua è 80, cazzo vado a 60. Vedi, motociclisti. Brava gente, qualcuno. Altri un po' meno, però. Comunque questo sole qua mi ha rotto il... dà abbastanza fastidio, sì. Ma c'è il golf club qua. Sì, ma è tutto in discesa. Perché se ti va giù, come fai a recuperare le palline? Ah, guarda che figata. Ah, là sì. No, è tutto in piano invece. No, cioè qua sotto c'era tutto in discesa. Spettacolo, devo imparare a giocare a golf alle Mauritius. Figa, cioè, andiamo Beach Resort e Golf Club. Figa, vuoi non imparare? C'è anche il mini golf sull'erba vera. Vuoi non giocare a mini golf? Proviamo. Grazie. Non che io abbia mai superato i limiti in tutta la giornata, però fartelo presente sempre da brave persone. Stesso paese, anche l'anno scorso, due anni fa era qua. Shamut. Sì, è parente di Pdor, figlio di Khmer. Vediamo se anche nello stesso punto. Sì, guardalo, stesso punto. Vado a 36. Stesso punto, identico. Flashback. Ah, guardalo qua. Ah sì. Questo prendeva tutti e due i sensi. Mica sto andando a 27, cazzo. Vabbè, era 50, io sto andando a 42. Quindi vedi che il tipo che ha segnalato aveva ragione? Eh sì, dopo 80 km comunque aveva ragione. E via che si va verso altri autovelox fissi. End of flashback. Te lo trovi lì proprio di all'ultimo. È iniziato il passo qua, è iniziato proprio il passo. Dai, un po' di divertimento. Fino a 80, non di più. Guarda che cascatona. Quella là in fondo? Sì. Vuoi andare un po' davanti tu? Per forza? No, vabbè, se vuoi almeno filmo anche te, se no sto davanti io. No, adesso sto davanti te. Non mi sento molto friendly con la moto. Non ho capito niente. Ho detto, non mi sento molto friendly con la moto. Perché? Perché non sono abituata, non sono più abituata e... quindi magari arrivo lunga, stretta, corta. Devo frenare all'ultimo o non riesco alla marcia. Poi è già la seconda volta che mi scivola un po' il dietro. Se quando sono in curva. L'estate sta finendo. Senti che bella temperatura. Per quello l'ho detto.
Sono 20 gradi. Goditi finché puoi, che poi a casa ce ne sono 29 in casa. Eh sì. Però non si sta male adesso, dopo che ha fatto l'ultima temporale. No, ma perché comunque fuori alla sera adesso c'è una temperatura accettabile e quindi comunque si sta bene. Mi fai passare in sul tornante? Oh! Che cazzo? Tu ringrazia. No, ma mi ha fatto non mi ha fatto segno di passare, mi ha mandato a fanculo. Tu sei sempre convinta che la gente cospiri contro di te. Ma è vero? Anche perché, scusa, mi metti la freccia prima del tornante, sei stronzo. Ma lui mica ci va in moto, che sa di dove puoi superare tu. Dai che ti sto aspettando. Poi quando rivediamo il video te lo faccio vedere. Dai che finalmente ho buttato questa statale, almeno qua due curve. Poi non posso tirare le marce perché mi arrestano, però almeno uscita di curva. Ci sono impianti qua. Si scia. Salve. Porca vacca, che freddo. Mi si appanna la visiera. Si appanna la visiera. Figa, se parlo sì, 18 gradi. Il faro? Adesso la sappiamo bene la storia del faro. Salve. Salve. Salve, salve. Salve, salve. Oh, praticamente siamo arrivati in cima all'Oberalp, dove c'è il faro posizionato più in alto. Non mi ricordo se è in Europa o nel mondo. C'è una panchina? Non c'era una panchina? No. Adesso ci sarà anche la mia moto in mezzo. Ma la mia no. Va bene qua? Sì, sei sull'asfalto. Che temperatura pungente. Comunque, cima dell'Oberalp Pass, 2046 metri. Oggi c'è poca gente a differenza della volta scorsa. Ci facciamo due foto? Sì. Dai, spegni la Sony che ci facciamo due foto. A few moments later. Bene, siamo arrivati in cima all'Oberalp, dove c'è il faro più in alto, non si mi ricordo se d'Europa o del mondo. Perché c'è un faro in cima all'Oberalp? Perché per far passare il Reno. Perché praticamente qua c'è la sorgente del Reno e alla foce del Reno in Olanda, mi sembra, c'era un faro uguale e qui ne hanno ricostruito uno in scala. Così c'è lo stesso faro all'inizio e alla fine del fiume. Cioè una roba... Olanda? Sì. No. Mi sembra che entri nel mare. Una roba poetica. Oh wow. More moments later. Bene. Le foto qua all'Uber le abbiamo fatte. Adesso sono le 6 di sera e ci mancano un paio d'ore ad arrivare a casa. Almeno. Sei contenta? Almeno. Tu mi hai detto un quarto d'ora e siamo a San Gottardo, poi non ammetto. No, un quarto d'ora da Andermatt a San Gottardo. E da cosa? Andermatt? Da 10 minuti. Ok, già da 2 ore. Due ore. Non di più. Un paio d'ore. Bene, ci rimettiamo in moto? Sì. Ok. Ci rivediamo direttamente sopra le moto. 1 minute 37 seconds later. Ce la fai? Ma che stai arando il terreno? Ma che non è una ratro, è una moto. Non mi rompere i coglioni. No, aspetta che metto la musica. Tanto non ti sento più. Infatti lo so. Praticamente fans, ci si è spento l'interfono e quindi adesso non riusciremo più a comunicare. Dovremmo andare a gesti. Sei pronta? Salve! Salve! Adesso praticamente non abbiamo più l'interfono, quindi non si sa cosa ci diremo.
Quindi adesso sarà tutta una sorpresa cosa dirà Luna. C'era già successo in Sardegna e ci avevate detto che il video era più divertente. Vedremo oggi che perle tirerà fuori. Comunque siamo ripartiti e questa sarà una telecronaca in solitaria, perché mi si è spento l'interfono, che Eros non me l'ha ricaricato giustamente, quindi io ho pulito tutta l'attrezzatura, lui però si è dimenticato di ricaricare il mio interfono, quindi vabbè, andrò in solitudine per queste prossime 2 ore. Comunque ci sono 17 gradi, sono le 6 di sera e ci mancano almeno 2 ore a tornare a casa. Quindi niente, temperatura 18 gradi, molto pungente, freddo pungente. Basta, vediamoci le ultime curve, perché poi saranno penso 1.5 buona di autostrada per tornare a casa. Siamo fuori dal tunnel, comunque io ho messo la musica, lei starà cantando da sola nell'interfono. Mette le mucche, le mucche, le mucche, le mucche, le mucche, le mucche, tantissime mucche. Mi piace proprio pascolare a queste mucche. È appena passato il treno, infatti lo vedete là in lontananza, e credo proprio che magari lo riusciremo a riprendere. C'è anche il trenino, adesso lo vedremo che si infila nella galleria magari. Luna disse che sembrava un pene che si introduceva in una vagina. Bei momenti, bei ricordi. Eccolo, trenino rosso, bello. Mi ricordo i miei ritorni a casa quando lavoravo, non avevo ancora la macchina, avevo 19 anni, avevo fatto una stagione estiva in Svizzera, a Pontresina. Per tornare a casa praticamente avevo la stazione, la fermata del trenino rosso davanti al ristorante dove lavoravo. Allora prendevo il trenino, facevo tutta la strada da Pontresina fino a Tirano col trenino rosso. Quindi, che potete immaginare, non è un treno normale, ma va tipo a 3 all'ora, perché è turistico. Dopodiché arrivavo a Tirano, prendevo il treno normale, classico Trenord, e niente, arrivavo fino a Morvegno, che un tempo abitavo sopra Morvegno, paesino detto Bema, e niente, poi se mi andava bene qualcuno mi veniva a prendere, oppure, boh, non mi ricordo. Bellissimi ricordi. Salve, salve. Inizia le curve quelle belle. Adesso dovremmo riuscire a ritrovare il trenino, se non è andato a ficcarsi dentro nella montagna. Questi curvoni sono molto belli, molto belli. Cioè, in realtà l'Uberalp non è che abbia niente di così speciale, però le curve che salgono da questa parte qua sono tanta roba. Poi si vede giù tutta la valle, che se ci fosse Eros saprebbe anche dirmi il nome, ma io non sono così interessata alla geografia, quindi non lo so il nome. Salve, salve. Iniziano i limiti divertenti. Come sono divertente. Però sta ascoltando la musica e quindi non si è accorto di niente. Curva con vasca da bagno. Siamo arrivati a Andermatt, da qua sarebbe figo andare a fare il Furka e il Novena, ma sono già le 6.10 e sicuro se lo dico a Luna mi manda a cagare. Siamo arrivati nel paesino di Andermatt, pit stop per motociclisti e biciclettai, ma noi non abbiamo tempo. Se penso che domani mattina mi devo alzare alle 5 per andare al lavoro, penso che vomito, però vabbè, qualcuno lo deve pur fare. Non ero perché domani è casa in ferie, quindi beato lui. Salve. Passeggiando per Andermatt, 19 gradi. Oh wow. Oh, 60. Adesso questa strada, no, non me la ricordo. Mento.
Ha senso, sì, forse sì. Sono proprio curioso di sentire che cacchio sta dicendo Luna. Comunque adesso praticamente stiamo andando verso San Gottardo. Poi una volta giù da San Gottardo è tutta autostrada fino a casa. Se mi spiegherà perché sta andando 70. Stai lì. Ma che coda? Ciao, anche se c'è lo scooter. Salve. Oh wow, è arrivato prima il trenino di noi. Beh, però non abbiamo attraversato il paese. Salve. Sei sicura di non voler fare il furca? No. Ah, chiedevo, non ti incazzare. Ma ti pare? Figa, io sono già le 6:30 al furca, sì. Andiamo a casa stanotte. Alve. Perché si ferma? Ultimo cambio batterie. Quindi sei sicuro di non voler fare furca novena? Guarda che quest'ora qua è molto bello, eh. Ma ti pare? Andiamo a casa a mezzanotte? No, le 9 al posto che le 8. No. Ci vuole un'ora in più, eh. Ma fa niente, lo facciamo un'altra volta. Un'altra volta non sei qua al tramonto. Vabbè, fa niente, succede. Guarda, c'è una caprettina. Guarda che un'occasione irrinunciabile. Guarda che si scordano. Sei sicura sicura? No, non voglio. Anche se vado da solo? Cazzo fai? Posso andare da solo? No. Eh? No. Perché? E io come torno a casa? C'è la moto? No. Scusami, scendi di qua, entri in autostrada tutta dritta. No. No, vieni a casa con me. Ma scusami, veniamoci incontro. Io sono partito tardi perché hai dormito? No, veramente, potevi anche svegliarmi alle 8. Eh? Avresti potuto svegliarmi quando ti sei svegliato te. Vabbè, ma scusami, tanto tornare alle 8 sera alle 9 cosa cambia? A me cambia. A te cambia? Ma è finito, ci vediamo un'altra volta. Ma non è vero, non ci vediamo un'altra volta. Ma come no? Ma il tramonto? Guarda, sta tramontando il sole, guarda che bello. Ma magari la posso fare di domenica, lo facciamo di sabato, che così almeno la domenica possiamo dormire. La sabato siamo stanchi. La sabato siamo stanchi e abbiamo sempre mille impegni, cose da fare. Ci organizzeremo un sabato. Comunque alla fine decidi sempre tu, eh. Ma senti, Senti cosa? Io volevo fare un'altra roba, alla fine decidi sempre vinto tu. Senti, il giro era questo, quindi... Il giro doveva essere arrivare il Liechtenstein e fare il Klausenpass. Vabbè, lo facciamo un'altra volta. Allora, io ti sono venuto incontro, tu non puoi venirmi incontro. Ma non ci vengo. Ma ci vado da solo. No. Scusami, tu non ci vieni ma io non ci posso andare. Non abbiamo neanche l'interfono collegato. E qui cazzo c'entra? E appunto, non ci abbiamo neanche collegato, puoi anche andare a casa da sola. No. Che palle che sei però, Una volta eri più selvaggia. Sei diventata una borghese di... Una volta quando mi portavi in giro era di domenica e lunedì ero a casa. Hai voluto andare a lavorare in ufficio? Adesso sei a casa sabato e domenica. Prima eri a casa lunedì e domenica. Cioè, scendi la GoPro davanti e andiamo. Io vado al furga comunque. Sì, ma te ne affanco. Io l'avrei fatto. Guarda, ci vuole pochissimo, eh. No. Guarda, l'abbiamo appena fatto in macchina, in moto. Cioè, non è che non siamo mai stati, eh. So, però guarda, se adesso tu da qua fai casa. Nufenen. Amore, no. No, no, non ho voglia. Guarda, poi fai casa. Guarda, 2 ore e 49. No, dai, no. No, che dopo ti vuoi fermare a fare le foto e... Ti sto prendendo per il culo. Ecco, sì. Però è venuto bene, eh? Ecco, sì. Se no mi portavi su a Liechtenstein. Se fosse stato più presto, piuttosto che fare il Gottardo, che non è bello, l'avrei fatto veramente. Però è già tardi e quindi non...
attenzione, piuttosto avrei fatto il giro che avevamo preventivato. Però se fossimo arrivati qua alle 4, l'avrei fatto. Dopo aver perculato l'una, la grandissima, stava anche incazzando. Andiamo a fare il San Gottardo. Cerchiamo di superare qua Euro Pride che ci intossicano altrimenti. Madonna, cosa va? A carbone? Dai, supera lì. Adesso superiamo anche la 205. Salve! -17 gradi, si sentono tutti. Siamo arrivati anche in cima al San Gottardo. Che freddo, fanculo. 2106 metri, più alto dell'Oberal. Oggi non ci sono i nonni che fanno la gara con le barche radiocomandate. Non ci fermiamo, visto che ci siamo già fermati le ultime due volte, abbiamo un sacco di foto al San Gottardo. Quindi proseguiamo dritto per non arrivare a casa tardi. Ah. Figa, 16 gradi, puttanazza. Ebbene, siamo... Ok, stiamo scendendo dal San Gottardo, fa freddo molto, infatti non vedo l'ora di essere in Italia con i miei 28-30 gradi e basta, oggi è stata un po' una sofferenza. Porca, che freddo. Ah, da. Sembrava un velox, ma non sono sicura. La gente è nuda. Salve. Cazzo è. Ma non voglio passare. Fa. Non ha capito. E parte l'inseguimento di Luna Colombo. Attenzione. Ma perché la chiami sempre Luna Colombo nei video? Fanzi, bisogna renderla famosa. Se è solo Luna, quante Luna ci sono al mondo? Luna Colombo ce n'è solo una. Tutto marketing. Mamma, che freddo. Ma io la chiamo Luna Colombo anche a casa quando mi fa incazzare. Luna Colombo. Parlavamo stamattina, quello che si vede là in fondo, nella valle, è l'aeroporto militare ticinese. Ah, qua. Fatto passare con l'inganno. Comunque sono in preciclo, volevo dirvelo, perché sono un po' moscia. Sono un po' moscia, ma perché sono in preciclo. E sono, quando sono in preciclo sono molto antipatica. Salve! Salve, salve. Più di quando ho il ciclo. Oh, dalla Francia con furore! Oh wow! Cazzo è, minchia, sta facendo la tappo. Dai, su. Superato in curva, ma si può, cioè la tratteggiata. Mamma che puzza, ecco c'è pure il 60 qua. Va, sorata questi francesi. Ma non possono viaggiare con delle macchine normali, no? Carburatori.
E che qui, cioè, non c'è la linea tratteggiata, quindi non so se non posso più superare. È solo una bestemmierà perché non mi vede. Qua sì però. Sono tornata, Buono, 1:20, siamo a casa. Milano! Ah, finalmente. Madonna, che vento. C'è anche una temperatura molto più piacevole. Ancora, ma... Targata FR, fricchettoni, la 1, Fiat 1, spettacolo. Comunque la 1 rosa, imbarazzante. Stiamo per entrare in autostrada, attenzione. Bene fans, stiamo entrando in autostrada, il che vuol dire che praticamente da qua a casa c'è 121 km tutti dritti, quindi diciamo che il giro di oggi e le emozioni sono praticamente finite. Non è stato un giro molto emozionante perché c'è stata tanta statale, tanto trasferimento e questa roba qua, tutta quella statale lì ovviamente ti fa perdere un po' la fantasia, però vabbè dai, almeno abbiamo preso un po' di fresco. Ok, adesso andiamo avanti qua, in questa strada, in questa autostrada, finché ci regge la moto fino a casa, per altri non so quanti chilometri, non so quanti chilometri ci siano a Como. Qua il limite è 100, quindi anche che traffico. Togliamo le GoPro. Tutto bene? Ma quelle macchine lì tutto bene? Cosa? Quelle macchine lì francesi. Figa, cazzo, vanno a carburatore? Figa, sono vecchissime. Carburatori no, ma saranno Euro 1, Euro 2. Minchia. Hai chiuso il video? No. Non hai detto un Perché dovevo chiuderlo? Vabbè dai, salutiamo i fans e ci vediamo nel soggiorno di casa. Possiamo anche tenerle accese? Per filmare cosa? Autostrada? Wow, che emozione. Almeno parlo con qualcuno. Cioè parli da sola? Se vuoi tenere accesa io spengo. Tanto tra un po' si spegne perché la batteria finisce prima o poi. Vabbè, fin quando finisce finisce. Moments later. Un'ora e un quarto siamo a casa. Ottimo. Quindi siamo ripartiti da questa fantastica bomba di benzina. Quindi il limite è 120, ottimo. Beh, comunque visto che non c'è un c***o interessante qua, vi saluto. Saluti e baci, ci rivediamo in Italia quando c'è qualcosa di interessante. 1 hour later. Ciao fans, ci siamo fermati qua in questa piazzola di sosta perché mi stavo addormentando e niente, volevo rendervi partecipe di questa cosa bellissima. Molto interessante. Comunque a un certo punto ho spento perché non c'era niente di interessante. Però di interessante qua c'è la benzina 2,68. Ah no, è il diesel. Benzina 2,51,5 e diesel 2,68,5. Oh wow! Il problema è che qua prendono 5.000 tank al mese, comunque 1.500. La benzina costa uguale per entrambi. Wow! Andiamo! Siamo ripartiti
Mancano 50 minuti a casa, siamo sull'autostrada. Abbiamo bevuto, abbiamo mangiato delle caramelle, abbiamo mangiato delle cicche per svegliarci. Cosa fa? Ma io non lo voglio dietro di me, voglio davanti. Ok, adesso che ho recuperato Eros posso chiudere. Baci a tutti e abbracci. More moments later. Gianfranco, siamo tornati in Italia e si vede, si va. Non c'è la preoccupazione dei radar, non c'è la preoccupazione dei cambi continui di limite, perché qua non li rispetta nessuno. Però dovremmo rispettare tutti, ma invece non lo facciamo. Perché? Perché siamo italiani. Vabbè, comunque andate sempre responsabilmente in strada, scannate quando si può, quando non si può, state calmi. Detto questo, qua c'è una temperatura ancora piacevole, ancora per poco, perché stiamo per uscire dalle montagne, quindi arriverà la caldazza, madonna. E niente, adesso perderò Eros perché non mi aspetta. Adesso cerchiamo di recuperare Eros. Mamma mia, lo sa che non so la strada e se ne va. Mamma, quante botte che gli do quando arrivo a casa. Dov'è adesso? Non lo vedo più. Mannaggia lui. Però mi ricordo che l'uscita era come centro. Ah, l'ho visto in lontananza. Vabbè. Bene, adesso non so, non ho la minima idea di dove devo andare. Allora, qui non dovrebbe essere difficile. Ah, ok. No, sì. Sì, qua c'è una rotonda, mi sembra. Ah, lo vedo. Lo vedo, eh. Bene, dopo il ritrovamento di Eros, niente. È stato bello e ci vediamo poi con il prossimo giro. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, perché sennò vi perdete tutti i nostri video molto interessanti. E aiutateci nella nostra avventura. Ciao fans! 2 hours later. Vai Luna, vai. Allora, io vi ho già salutato prima, però Eros vuole salutarmi. Ma perché io ho spento la telecamera quando eravamo all'autogrill e poi io non ho più filmato niente. Comunque sono le 11.05, abbiamo appena finito di mangiare. È 11.05 di sera, è 23.05. Volevo semplicemente dire questo, che ora che abbiamo fatto tutto, siamo arrivati a casa, che ore erano? Le 9:15? No, le 8:30 erano. Comunque ora che abbiamo pulito tutte le attrezzature, sia le tute, i caschi, tutte le Sony, le GoPro, eccetera, abbiamo fatto la doccia, ha cucinato, finito di mangiare, 23.05. E domani è lunedì. Domani lunedì. Tu sei in ferie, bastardo. Non sono in ferie, festa nazionale, attenzione, okay. È diverso, certo. Non sono ferie, non ho deciso io. Se il fantastico popolo svizzero ha deciso che domani è la festa nazionale, chi sono io per dire che non va bene? Certo, San, chi è questo? San Patrizio? Non lo so, è festa nazionale, non so cos'è. Ogni santo c'è una festa qua. No, ma è proprio come se fosse la festa della Repubblica, domani è la festa della Svizzera. Tanti auguri. Sì, esatto. Non so, dovrò informarmi, ma non so. A me va bene che festa e fine. Bene, attivate la campanella, guardate i nostri video, iscrivetevi al canale, mi raccomando, e ci vediamo col prossimo video. Buonanotte. Salve. 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 No. Ma c'è, la voglio bere. Mica del cazzo, eh.